Caltanissetta presente al G7 di Taormina con la manifestazione Dolci Suggestioni di Sicilia, un'iniziativa promossa dall'Associazione Sicilia Antica di Caltanissetta in collaborazione con l'Associazione Ducezio e la Direzione Artistica del Museo del Castel di Mola, patrocinata e sostenuta dall'Assessorato Creatività e Cultura del Comune. Tra le iniziative collaterali previste in occasione dell'appuntamento con i grandi, Castel Mola ha deciso di aprire le sue porte alla città di Caltanissetta per far conoscere attraverso i profumi i sapori dei dolci, i colori vivi e caldi delle opere d'arte di Michelangelo Lacagnina e gli scatti di Salvatore Farina, le bellezze naturali, storico-artistiche, letterarie, nonché gastronomiche e dolciarie del territorio nisseno. Già sabato si è stata fatta l'apertura di questo evento e con il connubio tra la mia arte e l'arte pasticcera siciliana in generale. Il giorno 20 faremo un evento proprio mirato al prodotto, diciamo, della pasticceria tradizionale dell'entroterra. E come non potevo non associare il mio genere in questo periodo, tipicamente siciliano, con quella che sono anche a volte delle opere d'arte, come le cassate, quindi con colori pastello, spesso sembrano finte, invece vi garantisco sono di ottimo gusto. L'evento appunto si concluderà il 28, una novità che ho già una conferma ufficiale, che due aziende importanti italiane, che ho collaborato appunto come consulenza artistica, porteranno dei pezzi unici che ho realizzato in esposizione proprio per l'evento del 20. Una prestigiosa vetrina per far conoscere l'entroterra siciliano. Abbiamo voluto utilizzare l'interesse mediatico dell'evento del G7 per essere presenti in un luogo in cui l'attenzione appunto sarà massima, per portare lì le nostre bellezze, le nostre risorse, sia quelle artistiche rappresentate appunto dalla presenza di due artisti che un po' possono rappresentare la bellezza e la ricchezza della creatività del nostro territorio, che sono Michelangelo Lacagnina e Salvatore Farina, nonché la nostra produzione dolciaria, che è unica, esclusiva, che stiamo valorizzando al massimo proprio perché ci consente di agganciarci, come sta avvenendo anche con Cremona, con Modica, con il distretto del dolce, ci consente di uscire fuori da un isolamento e di agganciarci a modelli di sviluppo che oggi appunto sono basati sulla ricerca di prodotti di qualità e prodotti unici. Noi abbiamo tutto questo e allora stiamo cercando in tutti i modi di promuoverlo e valorizzarlo.